siccome noi siamo dei temerari, ci siamo buttati addirittura in un altro mercato. Peggio di quello di prima, molto peggio. Allora, siamo al mercato di Pratunam, dove praticamente qua si vende solo abbigliamento, sostanzialmente abbigliamento, cose sì, che dovrebbero essere vestiti. Perché Stefania ha deciso che deve comprarsi il portafoglio che ha rotto. Sì, però effettivamente finora stiamo vedendo solo magliette, felpe, e gente. Guarda, è dotto, pezzi. Ecco, forse così. Ecco. Dove vai adesso? Supero. E troveremo il suo portafoglio. Marasma. Forse qua si respira, no? Adesso ricomincia il marasma. Giro e vi faccio vedere. Comunque Bangkok è bello anche per questo, ma soprattutto 8 mesi fa qua non c'era nulla. 8 mesi fa noi qua siamo passati e le persone si contavano sulle dita di una mano. Oh, comunque più strette sono le vie, più ci piacciono, eh. Vorrei farvi notare una cosa. Perché? Ma perché? Signor Zara, lei lo sa. Vabbè raga, missione portafoglio fallita miseramente. Sì, ciao. Niente, dopo aver salutato anche il nostro amico che ci ha suonato il clacson, salutiamo anche voi. Io non so come verrà fuori sta serie di video, perché è tutto un mistero, una sorpresa. La monteremo un po' così, robe, quando ci va di girare. Non abbiamo un criterio logico, cioè proprio. Te resti sempre indietro. Perché devo schivare le persone. Dicevo, un attimo, che ecco, sono un po' in linea in questo momento. Non ci sarà un criterio logico. Io ho le clip, le monto insieme, quindi boh, vediamo. Seguiteci. Cosa facciamo? Facciamo un saluto ogni volta, può essere che poi ci sono 6 saluti in un video. Sì. Comunque seguiteci Instagram, mettete mi piace, condividete, commentate, follow, campanellina. Ciao. Ma perché c'ho la? Cosa? Sono storto! Mi sono fatto la barba storta! No, secondo me è perché come sei messo adesso? No. Vai. Cioè, qua stiamo toccando una vetta altissima per quanto riguarda la tarroccazione, raga. Cioè, qua siamo proprio avanti. Siamo ancora in quel di Bangkok, stiamo ancora registrando video a Katsum e oggi andiamo a vedere una cosa che volevamo già vedere quando siamo stati qua ad aprile, ma... Ma era quando siamo stati qua ad aprile, visto che comunque la Thalassa aveva appena riaperto, era tutto chiuso, c'era poco o niente. Desolazione, ma dov'è che stiamo andando? Stiamo andando a vedere il mercato degli amuleti. Sono praticamente fissati con gli amuleti. Sì, hanno questi piccoli amuleti. Si mettono appesi alla collana, oppure in macchina, oppure sul motorino, oppure sul braccialetto, ovunque, insomma. Praticamente li vedi delle volte con delle collanone con 50.506 amuleti, vanno in giro gobi dal peso che hanno addosso. Ma la cosa assurda è che c'è una compravendita impressionante, li trovi praticamente in ogni angolo di strada e li vedi proprio con la, come si chiama, la lente di ingrandimento. Sì, presente il monocolo, guarda, no? Quello del aiutami, cosa dell'orafo, sì, del okay, gioielliere. Gioielliere. Si mettono lì, controllano, guardano e quindi speriamo che oggi ci vada meglio di quando eravamo qua ad aprile. Dai. Quando siamo stati qua ad aprile, adesso vedete tutti questi posti, questi ristoranti, qua era tutto serrato, tutto chiuso. Qui c'è il molo per il Chao Phraya,
che era tutto chiuso. Non che adesso ci sia vita, perché vabbè, non è un posto prettamente turistico. E noi avevamo mangiato in questo ristorantino, mi ricordo, perché era l'unico aperto. Ti ricordi? Sì, si mangiava anche bene e si spendeva poco. Infatti, mi forse sa che dopo torniamo. Per farvi capire cosa sono gli amuleti di cui parlavamo prima, alla fine sono come dei pendenti e poi ci sono anche delle statuine. Questi ovviamente non hanno quel gran valore, però comunque è sempre pittoresco da vedere. Che belli questi bianchi. Vorrei dire avorio, ma non credo, però mai dire mai. Alla fine ci sono rappresentazioni di quelli che sono i monaci più importanti per quanto riguarda il buddismo, non chiedetemi nomi perché. E poi vabbè, ovviamente. Guardate, questi sono tutti amuleti che poi possono essere incastonati all'interno di quelle che sono delle piccole teche di plastica, di vetro, che la gente si mette al collo e lui li sta intagliando. Hello. C'è anche un gatto dormiglione. Quando vi dicevo prima, visto? Stanno esaminando non so cosa, però per farvi capire quanto può essere difficile trovare l'amuleto giusto. Ma poi anche per un discorso di valore, magari guardano l'intaglio, guardano, boh, vai a saperlo. Ecco, come vi dicevo, vedete, vengono racchiuse in queste teche. Che poi probabilmente sono anche solo un discorso, cioè che ne so, porta fortuna, buon auspicio, vai a saperlo, con delle preghiere. Comunque 20 baht, cioè non sono prezzi proibitivi. Poi, come dicevo, evidentemente ci sono delle rarità come le carte Pokémon o le figurine, non lo so. Belli questi. Cioè, vedete questo ragazzo? Sta praticamente scegliendo, non so cosa stia guardando, visto che sembrano tutti uguali, e se li mette lì nel cestello, nel cestino. Quello non va bene, l'ha rimesso giù. Non capisco. Allora, sarebbe veramente interessante capire la particolarità. Oh, un po' di sole. Sì, guarda, poi oggi qui c'è da fare paura. Dicevo, sarebbe veramente interessante capire la particolarità, cioè capire cosa vanno a ricercare. Io ho fatto l'esempio della rarità come le carte Pokémon, che poi magari sembra un po' blasfema la cosa. No, ma in realtà poi hai detto che come quando io andavo a cercare i bus. Ah, ecco, parlando tra di noi, io dicevo, quando io facevo digging, che andavo a cercare i dischi perché anni fa collezionavo dischi in vinile, scusate, ma c'è un po' di bordello. Dicevo, come tempo fa, quando andavo a fare digging, andavo a cercare i dischi, cercavo la stampa giusta, la rarità,
le cose particolari, ovviamente anche un buon prezzo, e probabilmente fanno così anche sì, loro. Nel senso, posso per dire che se per noi sembra inconcepibile, cioè non capiamo cosa fanno mentre guardano, però per loro che lo fanno, sicuramente essendo esperti, cercano la particolarità, la cosa che a noi sfugge. O poi semplicemente guardano, che ne so, magari la sbavatura nell'incisione, eh? Non so. Qua invece vendono praticamente le custodie per contenere appunto questi amuleti. Stefania, quante cazziate mi sono preso oggi? Il problema di questo mercato è che non si possono fare foto, o meglio, alcune mancarelle si possono riprendere, altre no, si arrabbiano, comunque si risentono, perché magari perché per loro ha comunque una valenza anche spirituale, quindi tu arrivi lì, fai la foto, sei un po', ti intrometti un po' nel loro momento in cui cercano le... Non so se si chiama le reliquie, no, non credo siano reliquie, no, 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 no. Sono proprio amuleti, e quindi è un po' difficile, comunque secondo noi una passeggiata sì, ci sta, pena, perché comunque è molto caratteristico e bello da vedere. Però si incazzano, ma tanto anche. E magari saranno stanchi di riprendere i pochi turisti che ci sono, perché non ce ne sono tanti, che però vengono lì a fare le foto. E vabbè, è pittoresco, a me piace. Cioè, ma voleva magari anche fare delle foto proprio non col telefono, con la macchina fotografica, perché comunque ci sono situazioni davvero belle, purtroppo sono quelle cose che ti sfuggono. E anche lui c'ha l'amuleto al collo, avete visto? Ciao bestia. Sì, arriva lei a fare le fuga. Raga, la prima semitruffa, dai, non esageriamo, a Bangkok. Praticamente ci siamo fermati nello stesso posto dove avevamo mangiato da fine. I prezzi, 20 baht in più. 20 baht in più. Già, di base. Poi arriva con un menù thailandese, ce lo porta via. Noi avevamo già doppiato i prezzi e poi ci porta quello scritto in inglese, 10 baht in più per tutto. Quindi sostanzialmente dall'altra volta, se sei straniero, 30 baht in più. Quindi abbiamo detto ciao, andiamo da quello vicino. Che ha obiettivamente i prezzi nettamente più bassi. Questa cosa qua ci è capitata già spesso, se avete visto gli altri video, forse l'abbiamo anche raccontato, non ricordo. Però, raga, ci provano, eh. Vista, ciao Praia. Adesso vediamo se troviamo qualche animale strano che galleggia morto. È arrivato il mio piatto, ho già spremuto il lime, ragazzi, cioè, guardate che buono. Giramelo un po', rugamelo un po', per vedere bene. Sopra c'è l'uovo. Cioè, guardate che pezzetto è il pollo. È un pad thai in particolare, perché con la salsa di tamarindo, mi ha detto altra roba, non lo so, vabbè, io mi fido, le mangio. Guardate la felicità. Guardate, il sukiyaki me lo stavo sognando da settimane, da quando siamo tornati in Thailandia. Quando eravamo a Chiang Mai praticamente ci cibavamo almeno ogni 2-3 giorni di sukiyaki. Assaggia, vai. L'assassino non la metti? Ah, ma l'hai preso dry comunque, perché sì, dai, ricordiamoci anche in zuppa. Allora, aspettiamo, perché la cosa buona del sukiyaki sinceramente sono le verdure. Ci sta, approvato. Buono. Salsina? La salsina è piccantissima, ma sul supia ci sta di bestia. Buon appetito. La cosa figa nel mio pad thai, perché alla fine è un simile pad thai, mi hanno messo anche la papaya. Vabbè, torniamo ai sukiyaki. Buonissimo. Non ci sono parole. Vabbè, buon appetito, raga. Mm.
ormai noi siamo praticamente innamorati di questi spostapovere thailandesi vecchi, catorci, che fanno schifo a tutto, però noi li amiamo, anche perché costano solo 8 baht. È pochissimo, non riesco neanche a fare la conversione, tanto da poco. Però è divertentissimo, ragazzi, spostarsi con, cioè, con gli autobus. Cosa cazzo c'hai quel gozzo della... la schierina. Allora, 8 baht quelli rossi, ovviamente. Gli altri costano un po' di più, ma soprattutto sapete cosa è appena successo? Praticamente eravamo fermi nel traffico di Bangkok, come è normale che sia, e il controllore, o meglio il bigliettaio, perché è quello che riscuote i soldi per dare i biglietti, è sceso a comprare i biglietti della lotteria. C'era un baracchino che vendeva i biglietti della lotteria, lui così nel mezzo della corsa è sceso. Poi è salito, non potete sceso ancora perché ne voleva un altro. No, perché l'autista gli ha detto, gli ha fatto così, della serie, prendine due. C'è un mercato notturno, il classico train market a Bangkok, che volevamo visitare da tanto, già prima che arrivassimo a Bangkok ad aprile, ma poi purtroppo il Covid. Diciamo che questo mercato è stato chiuso, però a pochi metri, centinaio, vabbè, non lo so, ne hanno aperto un altro che sarebbe il 2.0. Allora, parliamo del Rachada Train Night Market. Che adesso si chiama The One Rachada, però veramente sono pochissimo distanti. Speriamo, perché non avendo visto il primo e avendo visto solo video su YouTube a profusione, dove veramente ci tenevamo, era proprio... Simo. Speriamo che questo non deluda le nostre aspettative. Speriamo davvero però, raga, perché... Allora, già leggendo le recensioni dicono che è più piccolo. Io non l'ho letto. E io invece sì, purtroppo. E dicono che è più piccolo, che non è l'atmosfera del vecchio, bla 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 bla. Però sapete, i nostalgici ci sono sempre. Vedremo. Siamo arrivati in zona, 10 minuti a piedi e siamo lì. Per quello che si può vedere, una volta il mercato era qua dentro, quello vecchio ovviamente. Ma oggi non vi abbiamo detto che è Natale. Però il Natale qui in Thailandia è un po' strano, perché li vedi tutti in giro con i cerchiettini, alcuni addirittura vestiti o vestite da Babbo Natale. Vestite tutte belle attillate, tutte. Cioè vendono i vestitini da, scusatemi, bottanazza e... è così, sì, in stile babbanata, babba però. Babbanata. E non si capisce loro come lo intendono. Allora, secondo me lo intendono più che altro come una festa. Dove fare i cretini. Sì, e soprattutto una festa dove tu fai il regalo al tuo fidanzato, alla tua fidanzatina. Infatti ci sono molti ragazzi, molte coppiette in giro oggi, con fiori, le cose. È carino, perché... Va bene. Vabbè, aria natalizia, avete capito che qua... poco un cazzo, non che ce ne freghi, anzi manco lo festeggiamo noi il Natale. Però è strano vedere appunto loro come si rapportano loro con questa, cioè con questa festività, che festività non è, ovviamente Babbe Natale. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a qua, atmosfera natalizia, avevamo appena detto si capiva un cazzo di Natale qua, e invece comunque c'è nessuno, cioè vuotissimo. A parte un Babbo Natale DJ che è lì che spippola, ma la musica non esce, si sta preparando. Grande Babbo, vai, scherza play, amico. E niente, raga, mi sta pigliando malissimo. È partito Babbo. Cioè, guardate anche il bambino vestito, è assurdo. Non lo so, raga, mi sta un attimo lasciando perplesso. Abituati ai mercati che... Cioè, scusate, io mi volevo sfondare di cibo, ma mi state qua, non... Speriamo di trovarlo. Se prima ero perplesso, adesso ancora peggio. Vabbè, noi da grandi estimatori del Milo... c'è lo zainetto, adesso devo capire come fare a vincerlo. Questo campo vintage è bellissimo, ragazzi, cioè si può comprare, cioè stai scherzando, è tutto a base di Milo. Se non avete mai provato il Milo, provate il Milo, cioè è indescrivibile, ragazzi, cioè questi sono gelati, cioè vi rendete conto? Adesso ve li faccio vedere.
dove c'è il riflesso, ma si capisce, cioè sono gelati, seriamente sono gelati. Oddio, oddio. Raga, ci hanno già rimbalzato due volte. Sì, tipo finish, vabbè, che palle. E sono solo le 7:15. No, il problema è che ci sembra il classico mercato per giovani. Sì, come le puttanate, sia da mangiare che... Però puttanate. Cioè, qua a pochi centinaia di metri c'è il Jot Fair, che è l'altro night market. Qua a pochi metri c'è... Qua a pochi metri c'è il Jod Fair, che è l'altro night market a cui eravamo stati ad aprile, ed è la classica da giovani hipster del cazzo. Uguale. Mi sa che ci buttiamo su Satay e altri spiedini vari, non lo so, perché anche i prezzi sono molto più alti, molto, ma moltissimo, non lo so. Non è che mi ispirino, sono sincero. Niente, è un agglomerato di ristoranti, non è street food, o comunque è street food 2.0. Il problema, ripeto, è il fatto... È il fatto dei prezzi, che confronto al resto di Bangkok, cioè... Per dire, una papaya salad di solito la paghi 40-50 baht, qua meno di 100 non la trovi. E vorrei farvi notare che comunque sono tutti giovani, tutti, e i tavoli sono mezzi vuoti, Dove cazzo sono finiti quei bei mercati luridi, sporchi, puzzolenti, dove si mangiava da Dio? Bangkok, mi stai un attimo deludendo sotto questo punto di vista, Raga, questo. Forse riusciamo a tirarci insieme. Ne abbiamo presi 6, ne dobbiamo scegliere altri 4. A vedere cosa hai preso. Vabbè, io vado a scuola con i funghetti. Ah, questi sono strabuoni, funghetti. Ormai. Io sto puntando questo booster, lo so che... Cosa? Ah, sì, quello è buono. Vediamo. Sì. Quanti lo dobbiamo prendere ancora mo? 1, 2, 3, 4, 5. Ancora due. Mi prendi un booster, amore? Quale? No, questo qui. Grazie. Madonna. A me piace, Vabbè. Io invece vado di questi funghi. Oh. Dai, e 100 baht sono andati. Ok. Amore mio, mentre addenti col booster, raccontami cosa di questo mercato. Non ci piace. Alza la voce, perché ci sono musiche, sì, che... c'è musica dappertutto, non ci piace. Quanto sei vecchia, boomer di merda. No, ci sono solo cose fashion, cose costose, non ci piace. E poi il booster non ha neanche il formaggio. Ci siamo fermati a prendere da bere in questo posto. Praticamente tutti i sciroppi, che teoricamente dovrebbero riprendere la Coca-Cola e varie altre cose, la birra. Noi abbiamo preso la Red Bull, ok? Ma guardate adesso cosa succede quando deve mischiarli insieme. Che poi dici, ci sono quelli anche alla frutta, ma col cazzo che c'è il succo di frutta. Sciroppino. Guarda, Pronti? Nel culo al jet e via. Mi fa morire, ti giuro. Allora, per chiudere questo video, consigliamo sto posto? No, io veramente delusissima. Volevo sfondarmi di cibo. Anzi, non ho mangiato niente. Allora, io invece direi ni, perché ci sia mai che noi andiamo d'accordo. Ma mettiamoci sotto questo cielo stellato, finto ovviamente. Dicevo, direi ni, perché alla fine... Perché? Se non siete mai venuti a Bangkok, è un'esperienza, anche questa è un'esperienza. C'è da dire che ormai Bangkok figa quanto vuoi, ma mercati... O ci sono quelli troppo strong, o ci sono quelli così. Veri, che poi veri, parola vero. Cosa vuol dire? Non si sa?
Boh, quindi se dovete venire a Bangkok, volete provare, provate. Se volete buttare via i soldi, venite qua a buttarli via. Se non li volete buttare via, andate in un altro ristorante, in qualsiasi altro posto. Spendete molto meno. Detto questo, cioè, è qua. Prendetevi il bus, prendetevi la metro, il grab, il taxi. Quando volete, veniteci, ci passate un paio di orette. Vabbè, poi dai. Un po' di show. Sì, sempre lasciandoci i reni, no vabbè, che no, poi no, lo shopping in realtà guarda che non è proprio, no, che poi comunque sempre rapportato a quello che spendi in Europa. Sì, non è mio. Anche col cibo, quindi ecco, detto questo, il cagacazzo vi salutano. Ma come verrà montato sto video? Ah, non devo fare il saluto, quindi sì, dai. Vabbè. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate, condividete, seguiteci su Instagram. Comprate le nostre magliette perché sotto c'è il link allo shop. Comprate questo, no? Comprate i libri di Stefania perché scrive bene e deve fare i soldi per mantenermi. Basta. Ciao.